So che siete tutti in ansia di sapere che cosa vi diremo stasera. Ebbene, quello che ascolterete stasera sarà incredibilmente vero e soprattutto non sapete. Quindi rimanete lì perché tra poco stiamo andando in diretta, possiamo in questo momento mandare il countdown ufficiale e poi, ripeto, parleremo di tanto questa sera. Rimanete sintonizzati con noi. Grazie. A tra poco. Via con il countdown, prego. Avremo grosse rivelazioni questa sera. Tra qualche minuto avremo un collegamento importantissimo, però un minuto per sapere, Raffaele Raricchia, che tempo farà domani il nostro esperto meteo. Prego, Raffaele. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Antonio. Niente, finalmente questo vento di maestrale mollerà la presa. L'avevo anticipato la scorsa settimana, un po' di fresco, un po' di vento, però nulla di particolarmente rilevante. Comunque da domani vento di maestrale, il fresco ci abbandoneranno, le temperature pian piano saliranno, torna l'alta pressione, quindi sarà una festa della Repubblica. Potremmo dire quasi estiva, con cieli sereni, delle velature innocue che al più potranno regalarci un bel tramonto molto colorato, temperature che saranno leggermente più alte di oggi, penso attorno ai 24-25 gradi di massima. Ovviamente, cosa importante, il vento cesserà, comunque si ridurrà nettamente, sarà ancora da nord, ma molto 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 più debole rispetto a ieri ad oggi. I prossimi giorni che si manterranno molto stabili e soprattutto via via sempre più caldi, perché l'alta pressione africana pian piano riconquisterà le nostre regioni del sud. Perfetto, allora buon bel tempo si spera, ma questa volta sarà reale come sempre, sono sempre state reali le tue previsioni. Grazie Raffaele, buona Speriamo. serata. Buona serata, buona serata. Allora Paolo, abbiamo bel tempo e di buon auspicio il fatto che abbiamo il professor Alessandro Marescotti già in diretta. Buonasera professore, l'aspettavamo ieri, eravamo in ansia, però ieri lui ha preferito tutti i canali televisivi nazionali, Sky, È Rai giusto, e quanti è giusto. canali? In quante trasmissioni Congratulazioni. è stato ieri, professor Marescotti? È stata una catena di montaggio, ma anche oggi io credo di avere fatto delle pause al massimo di 10 minuti, ma in genere erano tutte attaccate le interviste. Comunque, a parte questo, sono contento di essere qui con voi e di condividere un senso, come posso dire, di liberazione dopo questa sentenza, dopo anni e anni di attesa e anche di, diciamo, difficoltà, perché portare avanti una lotta per dire che Taranto era purtroppo una città inquinata, che correvamo dei rischi, bene, questa
cosa che doveva servire ad informare la popolazione, caricava sulle nostre spalle dei rischi notevolissimi di essere querelati, di essere considerati allarmisti. Quando giravo per la strada c'era la solita persona che ti diceva: beh, non ti hanno arrestato ancora. Beh, adesso credo che la storia è cambiata completamente. Dobbiamo dare atto alla magistratura di aver fatto un lavoro eccezionale, ampio, di aver retto per tutti questi anni un processo durissimo. Professore, ma non c'è un po' di timore che le lungaggini processuali possano cambiare o modificare le cose, che praticamente tante prescrizioni, oltretutto voi siete una delle parti offese, quindi che sarete risarcite, mi sembra in più parti, quindi è stato riconosciuto tutto quello che voi avete detto, avete fatto in questi anni, no? Questa è la parte secondaria. Noi ci siamo inseriti dentro il processo per poter testimoniare, per poter fare delle domande, per poter raccogliere i dati. Io ricordo avevo il cartellino, adesso qui non ce l'ho, con cui potevo entrare in tribunale, potevo entrare nell'aula e poter svolgere un'azione incisiva. Noi abbiamo avuto Piero Mottolese, che è il nostro operatore video, che ogni giorno andava lì e riprendeva tutto attraverso video riprese, tutto il processo. Adesso abbiamo messo in salvo tutte le riprese del processo con hard disk e possiamo dire che questa è veramente stata una pagina di storia che abbiamo definitivamente acquisita. Adesso si tratta, come si diceva prima, di guardare al futuro, le lungaggini, ovviamente, e i tranelli della burocrazia o di altro ci sono sempre stati, ma noi giocheremo d'anticipo. Giocheremo Professore, d'anticipo. Paolo D'Arcangelo, Paolo, introduco subito quello che stai per dire. Paolo D'Arcangelo oggi ha sollevato un problema che ha lasciato un po' sorpresi anche gli addetti ai lavori, e cioè che la Regione Puglia potrebbe essere quella che potrebbe pagare i risarcimenti. Prego Paolo, spiega tu più tecnicamente quello che potrebbe accadere. Sì, è un elemento che nelle ultime ore sta diventando oggetto di valutazione, approfondimento e discussione negli ambienti giudiziari e soprattutto istituzionali e politici. Perché? Perché tutti i condannati sono obbligati in via solidale fra loro a risarcire i danni, intanto a pagare già le provvisionali, che voglio ricordare, in media sono 5.000 euro per 800 parti civili costituite. I conti sono presto fatti, solamente di provvisionali parliamo immediatamente esecutive, parliamo di 4 milioni di euro. Ebbene, c'è un soggetto tra i condannati che è quello che dovrebbe essere il più solvibile, cioè quello che dà maggiori garanzie di pagamento, e questo è la Regione Puglia. Cioè la Regione Puglia rischia di dover essere costretta a pagare anche per gli altri condannati, perché tutti sono obbligati in solido, vero professor Marescotti? Questa è una materia che io non ho mai Va bene, trattato, per cui giusto. la lascio volentieri a voi L'approfondiremo con. Ha che siete molto più ragione, istruiti ha di me. ragione. Io anticipo che la approfondiremo con l'avvocato Rosario Orlando, che è il legale costituito per la parte civile comune di Taranto nel processo ambiente svenduto. Invece a lei, professor Marescotti, faccio una domanda un po' più specifica, perché su tutti i siti nazionali e anche internazionali, su tutte le TV nazionali e anche internazionali, è stata una diffusa una notizia che noi sapevamo, che noi conoscevamo, ma che più non conoscevano. Il processo effettivamente è partito, l'accusa all'Ilva è partita da un reperto raccolto dal professor Marescotti, un pezzo di formaggio contaminato portato in procura. Era il lontano 2008, ma voi stavate raccogliendo reperti già da 3 anni prima. Professore, ci spieghi questo aneddoto, perché nella sua bontà è veramente da romanzo, ma è tutto iniziato da un pecorino della zona dell'Ilva. Sì, diciamo che nel 2005 avevamo scoperto che a Taranto c'era l'8,8% di tutta la diossina industriale europea, e quindi ci chiedevamo: tutta questa diossina, se va a finire sul territorio, può contaminare
la catena alimentare. E noi abbiamo una persona, una ecosentinella che si chiama Piero Mottolese, che è quella che ha fatto le riprese durante il processo, che spesso si incontra perché fa le riprese dei fumi dell'Ilva. Un giorno trovammo su un giornale locale la notizia che c'era un gregge di pecore che aveva pascolato, che stava pascolando attorno al polo siderurgico. E allora io dissi a Piero, vedi un pochettino queste pecore, se riusciamo a risalire al pastore. E lui fu veramente preciso, veloce, riuscì a individuare il gregge di pecore, il pastore, riuscì a convincere il pastore, andò a comprare un pezzo di pecorino e me lo portò. E ecco, va sfatato un mito: noi non portammo il pecorino in procura, altrimenti ci avrebbero cacciato in malo modo per la puzza. Portammo questo pezzo di pecorino in laboratorio specializzato, c'erano pochissimi in Italia che erano in grado di analizzare la diossina. Quando ci dettero il rapporto di prova con tutti i dati sui vari congeneri di diossine, furani, policloro e bifenili, ci dissero: guardate, questo è un pecorino contaminato 3 volte oltre i limiti di legge. A questo punto andammo in procura, consegnammo non il pecorino ma il rapporto di prova, con un in un primo tempo lo demmo proprio nelle mani del dottor Franco Sebasto, il quale disse: no, vabbè, dovete scrivere due righe. Mi misi lì, scrissi 2 righe in cui dicevo che stavamo consegnando, e raccontavo un po' la storia, ma fu proprio, credo, una pagina, 2 pagine al massimo, firmate da Piero e da me. E da quel momento in poi partirono i controlli. La paura era che tutto questo, come posso dire, si arenasse, e in effetti c'è stato tutto un punto delle indagini in cui questo rischio si è avverato, ma per fortuna, diciamo, una parte della macchina della polizia giudiziaria ha funzionato benissimo. E i dati che abbiamo trovato con queste analisi erano di gran lunga inferiori rispetto alle contaminazioni che poi l'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha trovato nelle pecore e nelle capre. Stiamo parlando di valori che non erano il doppio, non erano il triplo, erano valori che arrivavano a 7-8 volte di più rispetto a quello che avevamo trovato noi. E in particolare l'organo che costituiva, diciamo, La parte più contaminata delle pecore e delle capre era il fegato, che raggiungeva livelli veramente elevatissimi. Quando parliamo di fegatini, chissà quanti fegatini con la diossina si sono mangiate le persone. E da lì è nato tutto, come avete detto voi. Sì. Senta, professore, quante persone avranno mangiato quel pecorino negli anni? Tante. Io in quel periodo ricevevo telefonate e mi ricordo benissimo quel signore che mi telefonò e mi disse: senta, le devo chiedere una cosa. Dica, io ho comprato la ricotta dalle masserie dove adesso sono state prese le pecore, portate al macello. Quella ricotta noi la consideravamo molto buona. A chilometro zero, ai bambini, no, professore? L'aveva data la figlia, l'aveva data la moglie e se l'era mangiata lui 2 volte alla settimana. E la domanda era diretta: mi succederà qualche cosa? Posso stare sicuro? C'è da preoccuparsi? E lì, quando mi sono informato, la risposta purtroppo era: noi possiamo fare qualche cosa? Pensava qualche soluzione detox. No, ho detto, mi sono informato, non c'è da fare assolutamente niente. E c'era semplicemente da considerare che tantissime persone hanno accumulato tutta questa diossina. Va detto, ad esempio, che le donne dopo il primo, il secondo e il terzo figlio si purificano e trasferiscono la diossina sui figli attraverso la placenta, attraverso il latte materno. Le donne si
usiamo questo termine, si purificano, gli uomini no. E questa è la brutta storia che abbiamo vissuto inconsapevolmente, abbiamo mangiato la diossina come le pecore, e l'ultima cosa che vorrei dire, e vi lascio, mi devo scusare, è che era dal 2001 che la Commissione europea aveva diramato una raccomandazione perché la popolazione venisse informata in tutta Europa, lì dove c'erano siti siderurgici con impianti di sinterizzazione, perché gli impianti di sinterizzazione erano responsabili di una notevole rilascio di diossina. A Taranto avevamo il più grande sito siderurgico di sinterizzazione d'Europa e dal 2001 nessuno aveva dato informazione, i primi a darne informazione siamo stati noi nel 2005, ed è veramente un mondo al contrario, in cui le istituzioni che avrebbero dovuto proteggere i cittadini non sapevano neppure dell'esistenza della diossina, così mi è stato detto, perché da Roma non era arrivata l'informazione. Questa è una storia che non è neanche necessario commentare. Mi permette di fare una domanda, una risposta semplicissima di pochi secondi. Ci sarà mai una sentenza o un risarcimento tale che potrà risarcire tutto questo? No. Il dolore, la sofferenza, no. Quello che possiamo dire è però che avevamo ragione e che da questo momento in poi credo che sarà molto difficile fermarci. Grazie, professor Manescotti. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie per tutto quello che avete fatto. Penso che vi si debba ringraziare tutti quanti. Grazie. Allora Paolo, penso che... Sono contento, sono emozionato. Ti ringrazio di questo aneddoto che io non conoscevo, ti devo essere sincero, non conoscevo, ti ringrazio personalmente perché tu... ecco, questi sono è l'informazione che riesce a farci capire meglio, perché le persone riescono a capire quello che diciamo, le problematiche, eccetera. Quando... facciamo esempi reali con situazioni che viviamo tutti i giorni. Magari quante volte noi avremo comprato, noi dalla provincia di Taranto, noi tarantini, poi parleremo con Liuzzi, ritorneremo su questo subito dopo il prossimo intervento, perché vedo anche il dottor Liuzzi, cioè, però voglio parlare con lui, richiamare questo episodio del pecorino, della ricotta, ma non dimentichiamoci anche il seno materno. Del latte. No, perché poi col tempo si è scoperto che anche il latte materno conteneva diossina. Quanti bambini sono stati allattati con la diossina da persone? Oggi parliamo di risarcimenti, parliamo di lungaggini burocratiche, parliamo se chiudere o meno l'altoforno, la zona a caldo di Taranto, a quanto pare non sarà chiusa. Siamo tornati indietro a colui che in realtà permise un certo Monti, se ricordo bene, che permise la continuazione dell'aria a caldo di Taranto, no? E poi l'hanno continuata, Monti l'ha iniziata, ma poi tutti gli altri l'hanno continuata, compreso il governo che ha consentito, addirittura consente allo Stato di essere socio e nello stesso tempo di mantenere una situazione a rischio, no? Questa è la cosa, però... Paolo, riparleremo di questo. Io chiamo subito in causa, finalmente la sentiremo bene questa sera perché si è attrezzata, la dottoressa Simona Santoro, che saluto. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Finalmente stasera capiremo bene, perché ci sono tante persone che sono lì pronte ad ascoltarla, ristori, cartelle esattoriali e tutto il resto. Che cosa dobbiamo aspettarci, che cosa possiamo fare? Partiamo dai ristori intanto. Domanda precisa: a chi andranno questi ristori e che cosa dovranno fare le imprese o coloro che possono usufruirne per poterlo appunto farlo? Prego, dottoressa. Buonasera a tutti. Allora, tutti quanti i possessori di partita IVA, quindi attività commerciali, arti, professioni, attività, gli agricoltori, possono usufruire di questo secondo contributo dato dal sostegno bis. Allora, per chi ha presentato la prima richiesta del fondo sostegni, e li ha ricevuti non avendo problemi di
averli ricevuti indebitamente, riceverà automaticamente lo stesso medesimo importo. E quindi diciamo già questa è una cosa, per chi i contribuenti che hanno ricevuto il primo ristoro riceveranno in automatico anche il secondo ristoro. Poi ci sono due particolari contribuenti, classi di contribuenti. I primi che hanno avuto un peggioramento dell'attività in un arco temporale che non è quello che veniva considerato nel primo decreto sostegni, cioè quello che andava dall'1/1/2019 al 31/12/2019 rispetto al 2020, ma è un arco temporale che prende in considerazione dall'1/4/2019 al 31/12/2020 e dall'1/4/2020 al 31/12/2021. Ok? Quindi si vede se in questo secondo arco temporale il contribuente ha avuto una perdita. Se questa perdita è maggiore di quella che ha riscontrato nel primo arco temporale, può aver diritto a un contributo integrativo su domanda del contribuente, nel senso che questo contributo integrativo non è automatico, ma il contribuente deve fare domanda con i modi e tempi che ancora sono da definire dall'Agenzia delle Entrate. E questa è una seconda tipologia di sostegno. C'è poi un'altra tipologia di sostegno, cioè per quelli che non hanno potuto usufruire del primo decreto sostegni perché non avevano avuto la riduzione del 30% nell'arco temporale che prende in considerazione proprio l'anno solare dall'1/1 al 31/12, però hanno avuto una riduzione del 30% di calo del fatturato in questo arco temporale secondo che va considerato, cioè dall'1 aprile 2020 al 31/12/2021 e dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020, cioè se in questo secondo arco temporale hanno avuto una riduzione del 30% possono richiedere il contributo sempre mediante domanda e riceveranno un contributo che risulterà essere maggiore di quelli che hanno ricevuto la prima tranche. Che significa? Significa che il decreto sostegni dava un contributo in percentuale dal 60, 50, 40, 30 e 20% in base alle classi di fatturato. Per questi contribuenti che non hanno potuto usufruire del primo decreto sostegni, il coefficiente che dovranno applicare alla riduzione di fatturato sarà maggiorato, cioè sarà uguale al 90, 70, 50, 40 e 30. Cioè se il contribuente ha un volume d'affari fino a 100.000 euro e ha avuto una riduzione del 30% dal periodo che va dall'1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 applicherà alla riduzione il coefficiente del 90%, cioè il 60 maggiorato, invece che il 50 applicherà il 70, invece che il 40 il 50 e poi il 40 e il 30. Dottoressa, una domanda. Questo sì. Una domanda, ma abbiamo sentito che, se ho capito bene, anche chi non ha ricevuto fino a questo momento, ma ne avrebbe potuto avere diritto, può fare la domanda. Ma sì, essendoci un fondo già determinato dal governo, voglio dire, verranno esaudite le richieste di un certo numero delle prime, cioè di chi fanno, o se ad esempio dovessero arrivare 1 milione di domande, tutte quante riceveranno il sostegno? Tutti riceveranno il sostegno. Nel decreto si è aperta una finestra per, nel caso in cui dovessero rimanere i fondi, si è aperta una finestra per quelle attività che hanno avuto ricavi da 10 a 15 milioni di euro, che sono fuori dal decreto sostegni, però nel decreto si legge che nel caso in cui ci dovessero essere fondi che non sono distribuiti,
distribuiti, e allora questa categoria di contribuenti che era rimasta fuori, ripeto, dai 10 milioni ai 15 milioni, possono rientrare nel fondo perduto. Però tutte le altre categorie, cioè quelli che hanno già avuto il primo ristoro, oppure quelli che non hanno avuto il primo ristoro ma che hanno avuto il 30% del calo di fatturato, comunque assolutamente rientreranno nella disponibilità del fondo. Allora lei ha detto anche l'altra volta che chi ha ricevuto il primo ristoro dovrebbe ricevere anche questa volta assolutamente, automaticamente e senza necessità di fare queste persone, queste aziende potrebbero fare una richiesta diversa avevo detto in base alle perdite avute negli anni come è stato stabilito. E quindi ci sarà un tema quando inizieranno queste imprese a ricevere effettivamente, cioè se io non faccio, mi accontento di prendere in impresa lo stesso ristoro di quello precedente, mi verrà liquidato subito o dovrò, o comunque ci sarà un lasso di tempo affinché questo avvenga, in quanto io potrei fare una richiesta diversa, non so se sono stato chiaro. Sì, logicamente ancora non ci sono i decreti attuativi per quanto riguarda proprio la modalità di richiesta di questo secondo contributo, quindi si pensa, la logica ci dice che quelli più automatici e immediati dovrebbero essere quelli, diciamo, che non vanno a modificare il primo decreto, tant'è vero che nel decreto si legge che nel caso in cui il contribuente riceve in automatico il secondo decreto ristori e poi decida di fare domanda per l'integrazione, se ne ha diritto riceverà l'integrazione. Cioè, quindi non è che da questa interpretazione si può capire che in automatico quelli immediati dovrebbero essere quelli che non necessitano di istanza. Bene, allora partiamo. Poi c'è un altro ristoro particolare. Nel decreto sostegni si legge questo terzo ristoro che va in un certo senso a definire una specie di conguaglio annuale, cioè il conguaglio annuale del 2019 rispetto al 2020. Però c'è il risultato economico d'esercizio del 2009 rispetto al 2020. Però l'Agenzia delle Entrate non ha ancora definito né in che percentuale ci debba essere questo calo e non ha definito neanche delle modalità quantificare il contributo. Quello che invece ha definito l'Agenzia delle Entrate è che potranno usufruire di questo contributo a conguaglio annuale solamente quei contribuenti che presenteranno la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre del 2021. Chiaro. Allora passiamo alla seconda, le cartelle esattoriali. C'è stata una proroga delle cartelle esattoriali, mi sembra a fine giugno questo. Significa sì, le cartelle esattoriali non verranno più notificate entro, le scadenze sono fissate al 30 giugno, il pagamento potrà essere fatto entro il 31 luglio in un'unica soluzione. Cioè la scadenza è il 30 giugno, allora, il pagamento... Da una parte magari ci saranno i ristori e poi dobbiamo aspettarci un'estate calda, invece di andare in vacanza dobbiamo aspettarci le cartelle esattoriali, no? Che riceveremo dall'inizio, probabilmente sono già pronte dall'inizio del mese di luglio e poi bisognerebbe saldarle o sanarle entro il 31 luglio in un'unica soluzione. Quindi parliamo sia di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, parliamo anche degli avvisi di accertamento e parliamo anche degli avvisi di addebito dell'INPS. Sono queste le tipologie di... Arriveranno tutti insieme praticamente. Sì, a Ferragosto. Aspettatevi un'estate calda, però io penso che alla fine il governo capirà la difficoltà delle imprese che hanno avuto e che hanno ancora. Allora, se c'è tempo volevo parlare anche dei contributi per quanto riguarda le locazioni delle attività commerciali. Infatti questo chiudiamo con questo, prego. Poi okay. Allora, se è stato stabilito anche il credito d'imposta per quanto riguarda le locazioni commerciali per i canoni pagati nei mesi da gennaio a maggio 2021. Questo se il contribuente ha una riduzione del 30% del fatturato nel periodo che va dall'1/4/2020 al 31 marzo 2021 rispetto
al periodo dall'1/4/2019 al 31 marzo 2020. Questo riguarderà, quindi è un credito d'imposta per gli utenti, per le locazioni, il 60% delle locazioni pagate. Quindi i proprietari degli immobili non perderanno nulla in questo caso, percepiranno. Proprietari degli immobili, non, questo parliamo del canone pagato dalle attività commerciali per la locazione. Quindi il canone pagato potrà essere ripreso dall'esercente attività commerciale, oppure anche, ci sono, anche gli enti del terzo settore, il 60% dell'importo pagato del canone. Inoltre è stato stabilito che anche se i canoni relativi all'anno 2020 fossero pagati nel 2021, danno sempre diritto al credito d'imposta per quanto riguarda il 2020. Cioè l'Agenzia delle Entrate dice che per quanto riguarda il credito d'imposta dell'anno 2020, il contribuente ne potrà usufruire nel 2021 se lo paga nel 2021. Per quanto riguarda invece il canone, le locazioni da gennaio a maggio, ci deve essere riduzione del 30% e logicamente potrà riportarsi come credito d'imposta il 60% delle locazioni pagate. Questo logicamente per la maggioranza delle locazioni. Invece, per quanto riguarda le agenzie di viaggio, gli alberghi, turismo e quel comparto, potranno usufruire del credito d'imposta fino a luglio del 2021. Perfetto. Noi ci rivedremo magari la prossima settimana, perché siamo venuti a sapere, ci sono stati, sapendo di questa trasmissione questa sera, abbiamo avuto delle email e qualche telefonata a riguardo, mi chiedevano, sembra che a dicembre scorso, una legge, una norma, una normativa che pochi conoscono, sia stata introdotta la possibilità di stralciare i propri debiti con agenzie delle entrate, eccetera. Parleremo di questo, magari lo faremo in maniera più approfondita con la dottoressa Santoro la prossima settimana. Dottoressa, grazie per il momento, a presto. Grazie buonasera. A voi, buonasera a tutti, grazie, buonasera. Paolo, quando si dice, che si dice buona festa della liberazione, buona liberazione dei... Intanto la festa della liberazione è un'espressione che il professor Marescotti ha richiamato in tutte le interviste che da ieri sta giustamente concedendo. Domani festa della Repubblica, è il 2 giugno, quindi festa del 2 giugno, non aggiungiamo altro. Bene. Buonasera dottor Liuzzi. Buonasera a voi. Allora, io molto attento. Dottor Liuzzi, la vedevo molto attenta a quello che stava dicendo Simona Santoro, quindi... ma non sono interessato, no, non ci rientro. Ascoltavo e basta. Qualche ristoro, si aspetta qualche ristoro, qualche... Un panino al massimo. Il massimo del ristoro. Io però posso... vi do una notizia che abbiamo condiviso con Stefano Liuzzi. C'è una situazione di criticità al pronto soccorso della Santissima Annunziata di Taranto. Ne sa qualcosa, dottor Liuzzi? Eh sì, leggevo appunto, c'è questa necessità, hanno chiesto a dirigenti medici di altri reparti di cercare di ruotare anche loro all'interno del pronto soccorso. Presumo che la criticità sia dovuta al fatto che mancano i medici al pronto soccorso. Ma questa richiesta da parte della dottoressa Leone, che è il direttore sanitario del Santissima Annunziata, agli altri reparti, ai dirigenti degli altri reparti, di garantire un turno ciascuno al pronto soccorso, non rischia poi di creare criticità anche negli altri reparti, dottor Liuzzi? Si tratta, vedevo alcuni turni di notte, eccetera. La criticità vera è all'interno del pronto soccorso, perché chi ha avuto modo di avere a che fare con qualsiasi pronto soccorso, specie in questi ultimi periodi, ma anche un paio di anni fa, io ho avuto dei contatti diretti per problemi anche familiari, mi sono reso conto dello stress notevolissimo a cui sono sottoposti quei medici. Nei reparti la mattina ci si organizza, probabilmente sono nei reparti in cui ci sono delle guardie che coprono più reparti, la notte è più facile, poi sai, in un reparto
può capitare l'urgenza, però non, il grosso del lavoro si fa durante la mattina e pomeriggio con le visite, eccetera. Durante la notte è un po' meno, quindi la vera urgenza invece al pronto soccorso è H24, cioè c'è un afflusso di gente costante, per cui quando i medici sono pochi e sono costretti a dei super lavoro, grossi turni, vi garantisco che un turno al pronto soccorso è un turno veramente stressante. Massacrante. Non vi nascondo che io ormai sono faccio il medico da 30 anni, se mi dicessero vai a fare un turno al pronto soccorso, non vi nascondo che sarei molto ma molto preoccupato, perché non è assolutamente facile. In altri si cerca in genere di chi va al pronto soccorso è specializzato soprattutto in medicina d'urgenza del pronto soccorso. Io vedevo dal quando ci sono stato io un sacco di medici giovani messi lì tra virgolette La criticità è stata determinata, e concludo questo argomento, proprio dal fatto che il TAR, ecco perché conosciamo la notizia, il TAR di Puglia ha annullato il bando con cui erano stati ammessi questi medici non specializzati nella medicina d'urgenza. Appunto. Avendo annullato il bando, quel concorso è stato annullato, questi si ritrovano ormai da diverso tempo precari, e quindi dice beh, sapete cosa c'è, adesso creiamo la situazione di criticità, quindi parecchi di questi si sono messi in malattia sperando che, creando la situazione di criticità, l'ASL, la Regione Puglia, possa far venire meno la precarietà, insomma. Non è che si può andare avanti sempre con sanatori su sanatori, forse con bando bisognerebbe avere un minimo di oculatezza e di attenzione. Se la richiesta è quella che ci sia la specializzazione in medicina d'urgenza, sembra strano, ripeto, io non vi nascondo che io avrei medico appena laureato che, dottor Iussi, un argomento, anche perché stiamo per collegarci con Londra, parliamo di un argomento importante, quello dei vaccini. È ripresa la somministrazione dei vaccini, che tipo di vaccino si sta somministrando, e molti mi chiedono: agli under 60 oggi che vaccino si sta somministrando? Mi chiedono alcuni. Un po' di tutto, io ho sentito che stanno somministrando un po' di tutto, anche Johnson & Johnson lo stanno somministrando. Sì, non c'è più. Molti Johnson & Johnson. Ne stanno, molti relativamente rispetto sia alle forniture possibili dalla ditta. Però stanno ultimamente somministrando diversi Johnson & Johnson. È notizia di oggi. Ma solo una dose di Johnson & Johnson. Quella è buono perché si fa una dose, però non vi so dire ancora l'efficacia, perché è l'ultimo arrivato, cioè non ci sono studi sul campo. Mentre, per esempio, innanzitutto c'è di stamattina l'accettazione da parte anche dell'AIFA, oltre che dell'EMA, della possibilità di vaccinare con però ancora solo il Pfizer, perché è l'unico vaccino che ha fatto studi in proposito, anche i ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Fino adesso col Pfizer si poteva vaccinare dai 16 anni in poi, la Pfizer ha iniziato 7 mesi fa degli studi su ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Avantieri l'EMA e oggi l'AIFA hanno approvato la possibilità di somministrare questo vaccino anche nei ragazzi dagli 11 ai 15 anni, e ci sono già in corso di studi con la Pfizer su bambini dai 5 agli 11 anni, questo per permettere di poter estendere a tutto le vaccinazioni. Poi ci sono studi recentissimi, velocemente, hanno i vaccini più nuovi, più avanti degli studi, per tipo quelli a RNA, cioè Pfizer e Moderna, hanno dimostrato, e ci sono studi usciti ultimamente, che i soggetti vaccinati molto difficilmente si possono contagiare, quindi c'è un'alta specificità di questi vaccini, sono molto efficaci, oltre il 95%, se si ammalano molto raramente possono dare vita a patologie gravi, e hanno visto che i vaccinati con i vaccini a RNA, quindi Pfizer e Moderna, perché sono quelli che stanno facendo studi più avanti, gli altri sono ancora in corso, difficilmente possono diffondere il virus. Quindi chi è vaccinato con quei due, con i vaccini a RNA, può difficilmente essere un veicolo di contagio. Quindi sono dei vaccini veramente ottimi. Allora rimani comunque con noi, Stefano, perché ci colleghiamo con Londra, magari ci darà delle informazioni che
che guardiamo con molta attenzione, e ci colleghiamo con Londra con Linda Vinci. Buonasera Linda. Buonasera. Buonasera. Allora sentiamo che cosa è successo negli ultimi giorni a Londra, che cosa sta avvenendo. Dico per i telespettatori che Londra, noi la stiamo guardando con molta attenzione perché Londra è in anticipo su tutto. Quello che accade a Londra oggi è quello che accadrà magari nei prossimi mesi nel resto d'Europa. Oltretutto mi è venuta anche un'altra notizia che ti voglio dire dopo di questo, che esula dall'informazione sanitaria, Linda, e cioè del fatto che entro il 30 di questo mese sembra che molti dovranno ottenere, quelli che sono oggi in Inghilterra dovranno ottenere un certificato, lascia passare, perché altrimenti diventano clandestini e devono ritornare. Il visto, si torna al visto, però, signori miei. Allora di questo ne parleremo, però tu spiegaci intanto la situazione dei vaccini a Londra, che cosa sta avvenendo, prego. Allora, la notizia di oggi è che fortunatamente, anzi, dopo un anno, oggi diciamo il primo giorno che non ci sono morti. Per la prima volta non abbiamo morti antecedenti appunto di tutte queste persone ricoverate in questi 28 giorni, ad oggi non ci sono, oggi non ci sono morti, però c'è pure da dire che se la settimana scorsa i positivi in un giorno erano 3.165, continuano ad aumentare, oggi sono 3.383, cioè quotidianamente ci sono un aumento di questi numeri positivi, ma fortunatamente non di decessi. Questa è la novità del giorno. Senti, quindi ora passiamo al secondo aspetto. Molti, noi parliamo degli italiani, dei pugliesi, tanti pugliesi potrebbero dalla fine di giugno, se non vado errato, essere clandestini se non si mettono in regola. Sì, se non hanno vissuto qui almeno per 4 anni e non hanno compilato un modulo chiamato Presettled, non hanno diritto, non possono entrare qui nel Regno Unito perché la Brexit sta avendo i suoi... Ma non possono nemmeno lavorare lì. Solo se hanno un contatto di lavoro e conoscono bene la lingua, quindi non c'è più l'Erasmus, non possono venire più a studiare. Esatto. E la cosa, ripeto, la cosa principale è che possono, non vengono di certo a lavorare per fare camerieri, per fare ristoratori, assumono semplicemente persone qualificate con un determinato budget di stipendio lordo, che devono avere già il contratto in mano prima di partire, perché altrimenti vengono visti alla stregua di clandestini. Extracomunitari. Extracomunitari, ma è successo purtroppo. Essendo fuori dall'Unione Europea, per loro sono stranieri, sono extracomunitari, come le intendiamo noi. Linda, però alla fin dei conti c'è da dire che questa strategia sta pagando, perché alla fine chi ne è uscito per prima è il Regno Unito, salvo adesso verificare se a distanza di 6 mesi dalle vaccinazioni le varianti, che adesso commenteremo con il dottor Liuzzi, devi sapere che non potremo più chiamarle variante inglese piuttosto che variante indiana, sudafricana, le chiameremo con le lettere dell'alfabeto greco, quindi chi ha reminiscenze classiche si trova bene. L'indiana sarà la delta. Sì, esatto, l'inglese non si chiama più variante inglese, ma variante delta, quindi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, teta, eta, iota, dottor Liuzzi, dottor Greco, dicevo. Non mi fate conto, anch'io vengo dal tuo stesso classico, dal famoso Ateneo Bruni, dal titolino. Ateneo Bruni. Allora, sì, la epsilon è la variante americana, la zeta è la variante brasiliana, poi c'è la teta che è la variante filippina, la K è la prima variante indiana, perché nel frattempo ce n'è andata un'altra, quella di aprile e quella di maggio, che si chiama Delta Voc, che l'avevi detto tu, Linda. Quindi l'alfa è la variante inglese, e la beta la variante sudafricana, e la gamma, ripeto, quella brasiliana. Non chiamatele più con i nomi delle nazioni, perché rischiamo di essere denunciati per diffamazione di una nazione. Per
però ecco, questa era quello, la precisazione che volevo fare. Moriremo di politicamente corretto. Politicamente corretto. Moriremo di politicamente corretto. Wow. Vabbè. Senti, e la mancanza di decisioni politiche serie. Linda, tu quando hai fatto il vaccino? Io il 3 aprile. Quindi tu sei stata fra le prime, no? Sì, ho fatto l'AstraZeneca, sì, ho fatto tra le prime, quando in Italia si diceva che non andava somministrato alle donne under 40, insomma, no? Quando c'era tutta questa diatriba, perché prima andava somministrato agli under 65, poi no, andava... Cioè, in quel momento, in quella baraonda, io comunque ho deciso di vaccinarmi, ho fatto AstraZeneca e adesso dovrei rifare il richiamo il 3 giugno. Perché sono trascorsi questi 3 mesi. Sì. Perché tanti, ecco, dottor Liuzzi, su questo vorrei una sua parola. Qui da noi stanno anticipando. Bravo. Il vaccino con l'AstraZeneca. Bravo. Ma bravo. Il discorso è che il vaccino AstraZeneca metteva un range di tempo fra un mese, fra 1 e 3 mesi, quindi in questo range era tutto accettabile. In questi giorni parecchi pazienti me lo stanno chiedendo, qui da noi stanno anticipando il richiamo con l'AstraZeneca. Ma ripeto, relativamente... Non solo anticipando il richiamo, ma il problema è che il richiamo lo stanno concentrando nei comuni capoluogo. Faccio l'esempio, Linda, no? Nel comune di Martina Franca tutti i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca non possono ricevere la seconda dose che viene anticipata, ma devono recarsi nel comune capoluogo. Questo sta creando parecchi problemi, soprattutto agli anziani che non hanno la possibilità di spostarsi da un comune all'altro, per cui molti stanno saltando questo appuntamento che telefonicamente viene anticipato, proprio perché non possono recarsi, nel caso di Martina Franca, nel comune capoluogo di Taranto, ma nel caso degli altri centri, a Bari per esempio, c'è questa problematica. Allora dobbiamo parlare in ultimo di una questione che riguarda sempre la sanità, ma da un punto di vista politico e istituzionale. Quindi io ringrazio Linda per aver anticipato anche lei, non il vaccino ma l'appuntamento, che di solito è di mercoledì, ma siccome qui in Italia, Linda, ricordo domani 2 giugno, festa della Repubblica. No, attenzione Linda, io... Penso, ieri era festa patronale qui. Quindi Linda, cioè, interverrà sempre. Cioè che festa era? Scusa, la festa della monarchia quando è lì in Inghilterra? A giugno, aspettiamo con ansia a giugno, aspettiamo il compleanno della regina. A Crispiano, Stefano, quando fate la festa? La festa patronale è agosto, il 6 agosto, Madonna della neve. Il 6 agosto, Linda, il 6 agosto la Madonna della neve. Non sappiamo ancora, Paolo, quando, come si faranno, saranno fatte le feste patronali quest'anno. No. Ho parlato con un caro amico sacerdote, il quale ha detto: avvocato, bene o male che con questa pandemia non ci sarà tutta la sfilza delle processioni che nella nostra cittadina iniziano a giugno e finiscono a ottobre. Quindi non ci saranno neanche quest'anno le processioni, ci saranno le feste in onore dei santi però almeno non ci saranno quelle processioni che, Linda, tu lo sai come fanno i politici qua al sud Italia, no? Quando vanno in processione si sta in prima fila. Allora dobbiamo andare avanti stasera, dobbiamo chiudere assolutamente prima. Io ringrazio Linda da Londra, quindi domani per voi è un giorno normale, feriale, giusto Linda? Sì. Quindi, Stefano, tu domani invece non, a quanto pare non, lo studio sarà rigorosamente chiuso. No, domani è chiuso, domani me ne vado a mare. Io domani raccomando il dottor Liuzzi per il pronto soccorso del Santissima Annunziata. No, vabbè, tanto figura. Va bene, un'impressione, io oggi, non so se è un'impressione mia, sentivo proprio ambulanze, ne parlavo prima con la nostra segretaria in redazione, che diceva abbiamo sentito un sacco di ambulanze, ma
Stefano, hai avvertito anche tu questo o è un casualità? No, beh, ma ormai ce ne sono a bizzeffe, ma non ho visto un particolare incremento di ambulanze in questi, anzi, adesso che stanno calando un po' i ricoveri. No, no, sarà stata una casualità. Può darsi, no, aumentano gli incidenti stradali. E aumentano quelli. Va bene, è aumentato tantissimo il traffico. Per salutare Stefano Liuzzi, grazie Stefano, ci vediamo domani. Grazie anche a Linda, anche a te, probabilmente ci vedremo anche dopo domani, nei prossimi giorni. Grazie Linda. D'accordo, ciao Linda, buona serata. Ciao. Allora, direttore, voglio anticiparti che giovedì, ma soprattutto anche venerdì, approfondiremo la questione dei risarcimenti dovuti a seguito della sentenza ambiente svenduto, perché i pugliesi rischiano di pagare per la condanna di Vendola nella sua qualità di presidente della Regione Puglia. Quindi approfondiremo questi aspetti a livello di politica regionale. A livello invece di politica locale, cittadina, di Martina Franca, noi siamo stati i primi che abbiamo anticipato la questione riguardante il piano strategico per il commercio e in particolare la questione che riguarda un divieto tutto martinese, tutto della città di Martina Franca, divieto per le aziende cosiddette di media distribuzione, no? Ricordiamolo, cosa sono le aziende di media distribuzione? Facciamo gli esempi, abbiamo fatto l'esempio del pecorino per dire che tutto il processo ambiente svenduto è iniziato da un pezzo di pecorino contaminato. Le aziende di media distribuzione sono le Eurospin, sono Lidl, che a Martina Franca, nella nostra città, nella città da cui parliamo, non possono aprire le loro reti di distribuzione, con danno per i consumatori che non possono scegliere i prodotti più a buon mercato e sono costretti ad andare sempre nei soliti supermercati. Ti chiedo, novità? Beh, novità sì. C'è qualche giornale, qualche quotidiano che sta timidamente scrivendo, anche se in questo momento le notizie sono ben diverse da quelle riportate da alcuni quotidiani su quella vicenda. Io ti posso dire che c'è una grossa trasmissione d'inchiesta che sarà proprio sul territorio nei prossimi giorni, quindi sarà molto molto forte, perché riguarda in qualche modo un intreccio tra politica, tra attività commerciali che ritengono in esclusiva la possibilità appunto di rimanere aperti con i loro supermercati e quindi non far entrare. Ah, tu hai detto bene, hai detto Esselunga, ma non solo, la Lidl stava aprendo anche a Martina, ma ce n'era un'altra, la Conad stessa, sono tre, stava aprendo per conto proprio, cioè abbiamo, c'è praticamente la cosa preoccupante, l'inchiesta che ripeto sarà molto, così come mi è stata appunto anticipata, alla quale siamo partecipando. Rete 4, parliamo della emittente Rete 4 con i suoi programmi di inchiesta. Ecco, sì, non solo, ma potrebbe esserci anche un interesse sia della 7, io non faccio nomi in questo momento, però tutto partirà da un'inchiesta su Rete 4 che si sta facendo, svolgendo, non è che si deve ancora, si sono acquisite documentazioni, testimonianze, quindi la cosa... Tant'è vero che anche noi eravamo pronti per uscire con un articolo piuttosto forte, perché ripeto, ci sono intrecci tra politica, intrecci con chi esercita ruoli all'interno proprio sia del Consiglio Comunale, quindi sia istituzionale, sia in giunta, sia nelle commissioni. Praticamente ci sono stati degli atteggiamenti di... mettere sotto sempre anche in commissione determinate, io non so come si dica tecnicamente, però c'è una situazione molto ma molto che davvero rischia di far saltare proprio l'amministrazione comunale. Questa volta non sarà l'amministrazione, l'opposizione, che qualcun collega ha detto l'opposizione che non c'è. Anzi, ti do un'anteprima, da quello io ho letto un po', mi sono sentito con dei colleghi, a quanto pare proprio l'opposizione sarebbe, o parte dell'opposizione sarebbe
addirittura sarebbe addirittura propensa a votare in consiglio la non abrogazione di questo articolo 5, per fatti che, per essere cioè chiaro. A mantenere la situazione attuale, a mantenere con la promessa a mantenere l'articolo 5 con la promessa comunque di eliminarlo, poi di rivederlo, di fare il piano commercio, eccetera. Quindi la situazione è molto chiaramente l'illegittimità è addirittura ci porta indietro nel tempo, ci porterebbe indietro nel tempo, in quanto ci porterebbe al 2018, quando già chi consiglieri comunali che non potevano votare non potevano votare per quanto riguarda proprio quell'articolo che fu introdotto, perché c'era, avevano un interesse personale, c'era un interesse a riguardo, e che votarono, quindi probabilmente era già illegittima quella votazione. Esatto. Ma a un articolo che quanto pare fu introdotto in un periodo quasi a fine anno, se non vado il 28 dicembre del 2018, pensa, 28 dicembre, un articolo che probabilmente non era nemmeno presente, fu introdotto all'ultimo momento, c'è qualcuno che giura che non c'era, poi esce questo articolo. Comunque io sono tutte cose che ho conosciuto proprio da chi sta facendo l'inchiesta, con la quale collaboreremo anche noi, quindi per quello che possiamo fare. Cercheremo di individuare la persona, il professionista, l'esperto che dopo un bando pubblico si è aggiudicata la redazione di quel piano strategico. Chiederemo a lui se nella sua formulazione originale quel piano prevedeva o meno il divieto per le aziende di situazione. Secondo me non dobbiamo fare un errore che abbiamo fatto in altre occasioni, quello di limitare la responsabilità a trovare praticamente, dicevano, mi ricordo un detto, il più fesso monaco porta la croce, no? Bravo. Qui la responsabilità è molto più ampia, fatta da intrecci tra imprenditoria e politica, tra la gestione di dati sensibili utilizzati a scopo politico ed anche elettorale. C'è una situazione che quando mi è stata enunciata... Leggi libro soci. Vi voglio dire una cosa importante, così la chiariamo. La libera concorrenza è quella che permette non di conservare solamente i posti di lavoro alle imprese che in questo momento stanno lavorando, ma di aumentarli con quelle imprese che non solo vanno ad assumere altro personale, ma in questo caso, Paolo, in un caso specifico, c'è la rivalutazione di un'area, parcheggi, cioè rivalutare un'area che è praticamente fatiscente, proprio al centro di Martina, e tutta la città, visto che si stanno facendo rotatorie dappertutto, si fanno parcheggi che costano al pubblico, perché poi sono con le tasse, vengono pagati questi parcheggi, così enunciandoli. Beh, quando troviamo un privato che vuol fare dei parcheggi a proprie spese in un'area che praticamente è lasciata, abbandonata a se stessa, eccetera, eccetera, no, allora c'è qualcosa che non va. E noi di questo stiamo collaborando attivamente, racconteremo bene i fatti, senza, come abbiamo detto prima, senza bavaglio sulla bocca, come abbiamo sempre fatto, come vogliamo continuare a fare, per una città che vogliamo davvero che cambi completamente e che non dipenda né dagli imprenditori, ma dipenda soprattutto dai cittadini che la vivono. La casa la vivono i cittadini, non i proprietari dell'immobile. Grazie Paolo, ci sentiamo domani, perché domani ci concediamo anche noi una festa della Repubblica. Festeggeremo la Repubblica, magari andremo alla Repubblica del Mare domani, se il tempo sarà buono, come ha detto il nostro amico. In bicicletta. Tu in bicicletta, io domani esco comunque tranquillamente. Grazie Paolo, a dopo domani, buonasera.